Rete 2000 Web vi invita all'ascolto di Autori e Letture, uno spazio di informazione culturale con interviste e approfondimenti letterari sugli autori delle edizioni 03. Presenta Gianfranco Iovino. Il vincitore della seconda edizione del premio letterario Città di Verona, promossa da Edizioni 03, e ne approfitto un attimo per fare un cappello. Io credo che a mezzanotte di oggi, del 30, mi correggono, per cui abbiamo ancora due giorni per poter prendere parte a questa terza edizione del premio letterario Città di Verona, e per intanto abbiamo chi l'ha vinto lo scorso anno il premio, è Davide Damiani, autore del romanzo La mafia siamo noi. Iniziamo subito a conoscerlo meglio e lasciandogli il microfono per presentarsi a noi e a tutti i radioascoltatori. Buongiorno, mi chiamo Davide Damiani, e 32 anni e vivo a Como. Sono laureato in giurisprudenza e... Non è una brutta cosa. No, anche se insomma è stato un percorso piuttosto lungo e faticoso. Uh-huh. Però poi non ho proseguito la carriera forense, ho deciso di continuare a lavorare nella stessa azienda dove lavoravo già mentre studiavo. Ecco, per cui nato a Como... Laureato in giurisprudenza, a prescindere che poi faccia dell'altro, con la passione per la scrittura creativa che le ha già permesso di vincere un po' di premi, no? di attestazioni, fino ad arrivare all'edizione 2022 del premio Città di Verona per vincerlo nella categoria narrativa. Di cosa parla il suo La mafia siamo noi? Il libro è innanzitutto un romanzo, non è un saggio, quindi... Parte sì da fatti realmente accaduti, ma talvolta slegati tra loro, che io ho amalgamato in un'unica storia. Narra della penetrazione del radicamento della 'ndrangheta in Brianza, che è il vero protagonista della storia. Il luogo è il vero protagonista, ancora più dei singoli personaggi. Che... essendo un libro di genere noir, appunto, il contesto in cui è ambientata la narrazione è particolarmente importante. Mi piace questa idea di poterlo etichettare come un viaggio narrativo nel cuore nero della Brianza, con questo incipit che lei ha messo in evidenza di Wilson, dove tutte le storie sono storie d'amore, nonostante l'ha presentato come noir, giusto? Sì, sì, Robert McWilliam Wilson ha scritto un bellissimo libro che è intitolato Eureka Street, che è ambientato nella Belfast dei Troubles, quindi durante il periodo di guerra civile in Irlanda. E anche nel suo caso c'erano due personaggi che si muovevano all'interno della storia, mossi dall'amore per le rispettive compagne e famiglie, che è un po' quello che succede anche in questo romanzo. Me ne sono accorto quasi alla fine. Io pensavo di aver scritto un libro di criminalità, diciamo, e poi invece una persona che mi ha aiutato nella realizzazione del libro anche in partenza, che è stata Cecilia Scerbanenko, mi ha detto: hai scritto una bella storia d'amore. Io sono rimasto un po' sorpreso dalla cosa, ma poi rileggendola ci sono degli aspetti che effettivamente rimandano a queste tematiche. Addentriamoci un po' di più nella trama del romanzo, Davide. Sì, il tutto parte dall'omicidio di un giornalista e dal conseguente sospetto della polizia che sia uno dei due protagonisti della storia, in particolare l'amico del protagonista principale, ad essere colpevole del fatto. Quindi, capendo i sospetti della polizia e la diffidenza delle autorità nei loro confronti, i due cominciano un'indagine che è parallela rispetto a quella ufficiale, e una serie di fatti e circostanze li porta poi a scoprire degli aspetti inediti e particolarmente spaventosi riguardo alla località dove vivono. Quanto c'è di vero, reale in quello che ha raccontato? Come ho scritto nella nota finale, i personaggi, i fatti narrati, per come sono amalgamati, sono di finzione. Ciò che ne emerge però è del tutto reale. Viene descritto con precisione un contesto che è sicuramente non inventato, anzi, come lo riportano le cronache, lo riportano i processi, i procedimenti giudiziari, è qualcosa che certo. Riguarda la vita di tutti i giorni, diciamo. Ma adesso usciamo un attimo dal canovaccio, ma la mafia esiste ancora?
Sì, si è trasformata sicuramente. Chi pensa che sia quella della Coppola e della Lupara sicuramente ha un'idea ormai datata della, della cosa. Possiamo dire che è diventata una mafia molto più imprenditrice, molto più attenta al riciclaggio del denaro e alla voglia di infiltrarsi in ambienti più, più puliti rispetto a quelli criminali. Per cui si è evoluta, diciamo così, o no? Sì, molto. Si è evoluta e nella Brianza, dove è una terra così ricca e protetta proprio sia economicamente che di tessuto sociale, e questo insediamento, questa macchia nera comunque ha portato facilmente a creare il noir che poi diventa successo, no? Sì, è anche dovuto al fatto che, essendo una terra molto produttiva, si bada poco al resto. L'importante è lavorare, darsi da fare, creare benessere per sé e per le persone attorno a sé, e ci si fa abbastanza poco i fatti degli altri e abbastanza poco scrupoli riguardo a come se stessi e gli altri fanno i soldi. L'incipit del concorso era il presente che è più presente che mai, e il futuro è ancora tutto da giocare. E nel contesto di quello che stiamo raccontando, di La Mafia Siamo Noi, è un presente che c'è ed un futuro che forse può essere fermato da questa criminalità attraverso indagini, come le ha raccontato lei, ma forse anche un modo di vivere la socialità, di vivere il territorio e di denunciare invece che di nascondersi oppure girarsi di spalle. Crede che sia opportuno che non dobbiamo sempre girarci dal lato opposto perché abbiamo paura che ci possa essere una ritorsione su di noi, ma deve partire forse proprio da noi stessi, che era il messaggio poi della seconda edizione. Sì, chiaramente la necessità del contrasto parte ancor prima che dalla società civile, secondo me dalle istituzioni. Uno dei problemi attuali è dato dal fatto che le grandi organizzazioni criminali sono infiltrate talvolta nelle istituzioni, quindi riescono ad attuare quelli che sono dei meccanismi di ostruzione al combattere tali organizzazioni. Certo, per quanto riguarda le persone della società civile e i singoli individui, è un po' tutto rimesso a quella che è la loro sensibilità e la loro attenzione al fenomeno. Possiamo dire però che avere la pretesa che sia solo la società civile a attuare quella che è una piccola rivoluzione in questo senso è un po' pretenzioso. Quando lei mi risponde, ogni tanto esce fuori l'avvocato che è in lei, sotto sotto c'è, con le terminologie, ma soprattutto con la riflessione, che è importante, quella che assolutamente non dobbiamo mai trovare solo il colpevole, dobbiamo capire la causa che l'ha reso colpevole. Davide, raccontaci qual è stata l'emozione di sapere che eri il vincitore della categoria per la quale ha partecipato. È stata una bella soddisfazione, e in particolare perché io questo libro avevo scritto praticamente nel 2016, avevo terminato la prima stesura. Poi c'erano state le varie fasi di editing che avevo fatto da me, e nel proporlo a varie case editrici mi sono accorto delle difficoltà di entrare nel sistema editoriale spesso. Oggi non è tanto difficile essere pubblicati, quanto piuttosto essere, diciamo, letti dalle case editrici. Quindi l'ostacolo si pone ancora prima della pubblicazione, certo, perché i manoscritti ne vengono ricevuti tantissimi e di conseguenza applicare un filtro per loro è spesso complicato. Io però ho continuato a lavorarci, ad affinarlo, fino poi ad arrivare, dopo aver fatto alcuni concorsi per racconti, a presentarlo al premio. Per cui si invia l'elaborato per partecipare al premio, si vince e si stampa il libro ed eccolo qua. O c'è un progetto molto più articolato dietro questo La Mafia Siamo Noi, Davide? Per quanto riguarda ciò che ho fatto io, prima ancora di conoscere Edizioni 03, ci sono varie fasi di riscrittura. Chiunque scriva un libro sa che
non è mai buona la prima. Si dice che, e te lo posso garantire io, quando esce il libro è già vecchio per l'autore, perché l'ha letto così tante volte che non ha idea. Sì, io onestamente a un certo punto ne avevo la nausea. Bravo. Non saprei ripetere pagine a memoria. Però succede in qualsiasi, nella musica, prima di diventare disco, tra arrangiamenti, provini ed altro, credimi che si passano ore e ore intere, vero Michele? Michele, ti vedo continuamente sfogliare questo libro a tratto, spero. No, io volevo fare una domanda a Davide, perché è interessante, è un romanzo, ovviamente, a parte l'inizio del libro proprio, c'è una cosa interessante, c'è uno scritto dove dice: tutte le storie sono storie d'amore, e poi continua con la prefazione e l'indice. Ma io volevo chiederti una cosa, ma perché La mafia siamo noi? È un titolo, diciamo, di denuncia, un po' provocatorio, è dato da due differenti cose. Uno, il fatto che io abbia letto durante il periodo di studi universitari Lo Stato siamo noi di Calamandrei, che è sicuramente stato importante da un punto di vista civile come opera, e allora mi sono reso conto di quante cose erano scritte in quel libro che poi non corrispondessero alla realtà odierna. Di conseguenza mi è piaciuto fare questa piccola inversione e provocazione. Un'altra cosa è che questa frase è contenuta nella lettera che Rita Atria scrisse a Borsellino. Ciò accadde nel 92, poco prima che Borsellino morisse, fosse ucciso da Cosa Nostra. Diciamo che Rita Atria rappresenta uno dei principali volti dell'opposizione alla mafia, per il fatto che era questa ragazzina che aveva deciso di andare a sdoganare quanto di male fosse stato fatto in Sicilia, di trovare in Borsellino una persona di assoluta fiducia e stima con cui potesse appunto provare a cambiare parte delle cose. Rispettabilità. Sì, sicuramente. Michele? No, ecco, la seconda citazione che volevo fare, sempre all'inizio del volume, è questa: se qualcuno vuole leggere questo libro come un semplice romanzo, sono fatti suoi. Sì, questa è una frase di Rodolfo Walsh, che è stato un importante scrittore di noir argentino. Fu perseguitato durante il periodo di dittatura che vi è stata nel paese sudamericano, e si è sempre opposto strenuamente a quello che era l'imposizione e l'arroganza del potere. La necessità di un potere c'è per governare le cose, chiaramente. Quando questo diventa oppressivo, Rodolfo Walsh ha la dimostrazione di come sia necessario invece mantenersi fermi e opporsi. Altrimenti diventa dittatura, no? Esatto, come in quel caso. Lui fu addirittura poi assassinato dai militari, che fecero di tutto per fermare quella che era la diffusione delle sue idee, anche da un punto di vista proprio autoriale. Venne censurato in più modi, e tutt'oggi pare ci sia un suo romanzo che sia stato bruciato dai militari, e che avrebbe raccontato aspetti della dittatura che non volevano essere fatti sapere. Poi la dittatura argentina è stata particolarmente cruenta, come si ricorda anche con i mondiali di calcio che si sono svolti all'epoca. Sì, 78. Bene, bene, bene. Davide, non puoi partecipare alla nuova edizione perché ne sei vincitore di quella precedente, che ricordiamolo, fino a dopodomani, fino al 30 a mezzanotte, al 23:59, si può ancora partecipare alla terza edizione del Premio Città di Verona. Tutte le info e le informazioni di cui avete bisogno per poterci prendere parte sono sul sito edizioni03.com. Consiglieresti la partecipazione a questo concorso, e perché? Sì, la consiglierei perché innanzitutto ti dà l'opportunità di confrontarti con altri autori, che è sempre una cosa buona per capire quello che è il livello che hai finora raggiunto. Inoltre è un premio fatto da persone che tengono veramente a ciò che
a ciò che fanno, e questo non è una cosa da poco. Spesso ci sono eventi che sono semplicemente sponsorizzati da aziende, fatti e organizzati per darsi lustro. Qui c'è amore per ciò che si fa ed è una cosa importante. Hai detto prima, cioè, pubblicare è difficile perché non ti leggono, e se ti pubblicano non hanno letto, molto probabilmente non c'è stato nessun interesse e viene fuori qualcosa che poi, invece di essere un pregio e uno stimolo a continuare, è la resa definitiva. Invece Edizione 03 si concentra su quello che legge, lo migliora attraverso editing ed altro, e poi rende l'autore protagonista, come accade nel caso di questo spazio radiofonico. Perché, la faccio a tutti questa domanda, tocca anche a te, perché dovremmo leggere La mafia siamo noi? Perché nonostante sia da un punto di vista geografico ambientato in un punto preciso, una storia che può riguardare tutto il nord e centro Italia, che sono stati territori poco considerati dal punto di vista della infiltrazione mafiosa per lungo tempo dalle cronache e dall'opinione comune. Oggi ci sono stati grandissimi processi anche nel nord Italia, già a Milano negli anni 90 e 2000, che sono passati per certi versi sotto traccia, ma anche in Emilia Romagna ad esempio. Ciò che avviene nel nord Italia è essenziale oggi per le organizzazioni criminali, perché è il nord Italia il motore trainante dell'economia, quindi quando vuoi riciclare in Italia ricicli nel nord Italia, come ad esempio ha benissimo raccontato, dato che siamo in Veneto ed è giusto citarlo, anche Carlotto. Lui è stato un precursore del genere nel capire quanto le infiltrazioni criminali avessero necessità di entrare nei rapporti con la politica e oltretutto con gli imprenditori e chi produce ricchezza e benessere in maniera lecita, perché se produci ricchezza e benessere è più facile occultare il riciclaggio. Legale, bisogna essere legali e legalizzati dall'amore di fare le cose per se stessi, ma anche per gli altri e per la comunità. E ci sono altri progetti in cantiere sempre su questo filo noir o comunque che... Sì, diciamo che io per lungo tempo ho scritto solo racconti, uh-huh. Ho partecipato a vari concorsi, qualcosina è stato pubblicato anche sui giornali, quindi diciamo che mi interessa particolarmente perché è il genere con cui più facilmente riesco a raccontare aspetti della società che mi interessano. Adesso c'è un importante premio a Cattolica, ce ne sarà uno a Lignano Sabbia d'Oro ancora, e continuo a stare su questo filone. Un romanzo al momento in mente non ce l'ho, però dei piccoli racconti, piccoli aspetti. Anche perché credo che sia ancora il tempo di promozionare questo La mafia siamo noi, perché c'è tanto, molto da fare. C'è tanto studio dietro, tanta ricerca e tanto investimento. E l'esperienza con Edizione 03, oltre l'aspetto diciamo puramente concorsuale, cioè quello che l'ha portata a vincere? Sì, ho trovato delle persone che, come dicevo, amano molto ciò che fanno e sono anche professionali proprio da un punto di vista tecnico. Per quanto riguarda l'editing viene in mente Alessandro Fontana, che è stato particolarmente disponibile in gamba nell'aiutarmi, uh-huh. E per quanto riguarda poi Enza e Giovanni invece, diciamo che sono stati loro che mi hanno permesso di capire vari aspetti del mondo dell'editoria che io da esterno non conoscevo e che riguardo a cui avevo magari anche dei preconcetti. E citiamo anche l'artist assistant che adesso abbiamo qua, è Vittoria. Eccola qui. È sempre qui con noi. Lei è stata ed è giusto essenziale nelle comunicazioni. Brava. Questa è la volontà, vedi, di organizzare un qualcosa che non è soltanto un'intervista fine a se stessa, ma proprio la volontà di raccontare gli autori di Edizione 03, perché sono parte di Edizione 03. Michele, dimmi tutto. No, volevo che dicessi anche tu qualcosa a riguardo. No, ecco, io mi sono fermato appunto su quelle due citazioni perché mi sembrava giusto dare un giusto tono come inizio del libro, e quindi direi che è un libro che è adatto anche, incuriosisce, esatto, ed è adatto anche un po' a tutte le età. Non c'è un'età specifica per poter leggere questo libro come un romanzo o come cos'altro possiamo dire.
Sì, bisogna avere un minimo di cognizione, secondo me, riguardo a certi fenomeni, quindi dai 15-16 anni si può cominciare a farlo, secondo me. Non è scritto in un linguaggio particolarmente difficile o tecnico, le frasi sono piuttosto brevi, secche, e di conseguenza non è un'opera letteraria come ci si può immaginare un classico. Beh, è qualcosa di quasi più simile allo stile cronachistico. Bene, bene, bene. Allora, Davide, siamo arrivati alla conclusione anche di questo secondo spazio e della trasmissione Autori e Letture. Io ringrazio, prima di ogni altro, Edizioni 03, che ci permette di parlare di cultura da una stazione radiofonica che, attenzione, web, per cui raggiunge tutto il mondo, per cui ci possono ascoltare forse a Verona, come forse a Como, ma forse anche, non so, a Bruxelles o a Los Angeles. Seul. Beh, Seul, vabbè, c'è parenti a Seul, no. E chissà quanti altro e altro, ed è una cosa bella. Per cui ci salutiamo, ti lascio il microfono per i saluti finali e per invogliare alla lettura di La mafia siamo noi, che, ricordiamolo ancora una volta, è il testo vincitore della seconda edizione di Città di Verona, premio indetto da Edizioni 03. Adesso siamo in corso nella coda della terza edizione, abbiamo fino alle 23:59 del 30 aprile per parteciparci ancora con saggistica, narrativa, poesia e credo anche saggio giornalistico. Ma tutte le informazioni giuste sono sul sito di Edizioni 03. Grazie a Michele, grazie a Vittorio e soprattutto grazie a Davide De Ammiani. Grazie a voi dell'ospitalità e consiglio di leggere il libro che ho scritto per farsi un'idea più chiara riguardo a quelli che sono dei fenomeni che riguardano la nostra quotidianità, che spesso sono sommersi, però anche quando pensiamo che certe cose ci siano estranee, ci si può invece rendere conto attraverso la lettura di questo libro di come siamo prossimi a certe situazioni che sono invece molto gravi e delicate. E soprattutto, per non essere noi, anche noi la mafia, non dobbiamo sempre girare le spalle e allontanarci, ogni tanto bisogna denunciare. Sì. Avete ascoltato Autori e Letture, una produzione di Rete 2000 Web in collaborazione con Edizioni 03, ha presentato Gianfranco Iovino.